Domenica 25 si è aperta alla Rocca di Castruccio, a Serravalle Pistoiese, la 18ª edizione del Serravalle Jazz Festival. 4 giornate promosse dall'Associazione Teatrale Pistoiese con la direzione artistica di Maurizio Tucci, il sostegno della Fondazione Cassa del Risparmio di Pistoia e Pesce del Comune di Serravalle. Sarà possibile ascoltare artisti di calibro internazionale che si alterneranno sul palco seguendo il comune fil rouge a volte ritornano. La serata di apertura è stata con la straordinaria voce di Rosa Emilia Diaz Quartet e la sua performance Madrigal. Quando la siga cantò Cario, Cario, quando la siga cantò Cario, mi cantò, quando la siga cantò. In seconda serata sul palco del Serravalle Jazz, la Barga Jazz Orchestra, presente al festival fin dal numero zero della rassegna nel 2001, diretta da Mario Raia, ospite d'onore il grande trombettista Dave Douglas. C'è già stato però un bellissimo seminario di Francesco Martinelli sulle origini della musica brasiliana, sulle radici della musica brasiliana, straordinario, che ha aperto le orecchie e la testa a quelli che hanno partecipato rispetto a quello che ascolteranno qui fra qualche minuto quando si esibirà Rosa Emilia Diaz. Quest'anno siamo diventati maggiorenni, infatti questo è il 18º compleanno di Serravalle Jazz. C'è da ringraziare ovviamente la fondazione che è sempre al nostro fianco e da quest'anno c'è anche l'associazione teatrale pistoiese che insomma che ci dà una mano sulla logistica e quant'altro. Abbiamo sistemato la rocca in modo che ci sia maggior sicurezza anche per tutti, mettendo cambiando il posto del palco, aumentando una uscita di sicurezza e quindi all'interno della rocca ad oggi possono starci 500 persone. Da quasi 20 anni la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia finanzia questa iniziativa, è stata una bellissima intuizione di Maurizio Tucci e di coloro che hanno dato una mano in tutti questi anni all'organizzazione di questo festival, individuare anche questa rocca a Serravalle Alto come location.